Ragazze, buongiorno, benvenuti in questo vlogmas numero. Lo troverete scritto sull'anteprima perché ho perso il conto. Dovrebbe essere il numero 8 perché il 6 è uscito questa mattina e il 7 lo sto editando, quindi dovrebbe essere il numero 8. Comunque, benvenute. Io mi sto mettendo un po' di Nivea, alla fine non ce l'ho fatta, ragazze, l'ho aperta. Perché io la amo ed era un po' che non la compravo, quindi ne ho proprio voglia di sentire questo profumo di Nivea. E poi me ne volevo mettere un goccino perché questa è bella densa, bella cremosa qui, perché mi sto tipo un po' spelacchiando qua e quindi volevo metterne un pochetto. Non so come mai mi sto spelando proprio qui. Solo che non posso andare sulle ciglia perché le cose oleose tendono a staccarle, a rimuoverle. Insomma, penso che chi le rimuove utilizzi cose oleose, da quello che ho capito. E quindi evitiamo, insomma. Però ne volevo mettere giusto un pochetto qua, in maniera da... ma proprio poco poco. Ah, che buono, è buonissimo. Come state? Spero stiate bene. Io mi sto appunto dando proprio una sistemata. Alla fine volevo stirarli, ma mi sa che li lascio ricci. Li ho un po' sistemati. Nel vlog precedente mi avrete vista quando mi sono alzata tipo con due corni, quindi quello l'ho sistemato, non quello. Però insomma, il resto lascia un po' a desiderare. Pettina un po' le sopracciglia come mi ha consigliato appunto l'estetista, facendo da sopra a sotto, cioè da sotto a sopra così, così tornano belle voluminose. Ovviamente l'ho fatto anche ieri sera. Devo dire che sta durando parecchio, certo non sono tantissimissimissime come il primo giorno, ma forse erano anche troppe, quindi adesso proprio penso sia l'ideale, cioè come piacciono a me. E devo capire quando andare, perché stanno durando veramente tanto, per carità. Siamo solo al... quante ne abbiamo oggi? Abbiamo detto 6? Dovrebbe essere il 6, quindi penso che prenoterò intorno al 20, così. Penso che andrò il 20, adesso vediamo anche in base alla disponibilità, però è veramente comodo il non avere più pensieri, insomma, averle sempre fatte, sempre a posto, anche se non mi sono truccata, mi vedo bene, insomma, non mi vedo tristemente sbiadita e malaticcia, non lo so. Diciamo che sono una manna dal cielo perché non mi vedo, diciamo, cioè mi vedo sempre abbastanza in ordine, anche se magari non sto bene quel giorno, non avevo voglia particolare di truccarmi, mi basta una base viso, vedete, adesso ho messo proprio solo un po' di BB cream, ho messo un po' di questa qui che tra l'altro sto finendo, che è super super valida. Mi è piaciuta veramente tanto la compact e sta finendo, vedete, quindi la voglio poi prendere. Tra l'altro ieri l'ho vista in offerta nella profumeria 9,90 invece di 12,90, volevo prenderla, solo che mi scocciava un po' spendere altri soldini, preferisco finire tutto quello che ho e poi la prenderò. Insomma, rimettiamo gli anelli. Oh mamma, sto andando giù. Fantastico e basta. Adesso vado giù, che Aaron l'ho fatto uscire, quindi lo vado a far rientrare e poi preparo un sughetto tipo di salsiccia. Riccardo mi ha chiesto se la facevo e quindi faccio un po' di salsiccetta soffritta in padella, poi ci aggiungo il pomodoro, faccio una sorta di ragù di salsiccia e poi quando stanno arrivando anche Fede,
te. Vediamo cosa ho trovato, vediamo, vediamo. Dalla punta. Cos'è? Oh, un fiocco. Un fiocchettino. Il solito. È delle evoluzioni. Yeah, era tra ieri questo. Yeah. Vai, vado. Appla. Trovato, un fiocchettino anch'io. Anche lui. Siamo uguali. Questo giorno anch'io ho trovato il fiocchettino. Uguale. Wow. Vediamo se è proprio uguale uguale. Mettilo vicino. È molto simile. Molto simile. Vabbè. Babbo Natale! Babbo Natale! Wow, come vedere Pubi! Momento calendario. Allora, ho visto che momento Nivea, perché calendari qua se ne aprono di tutti i generi. Casellina numero 6 è qui nella porta, quindi mi avvicino un po'. La casella, vediamo se è piccola o grande, questa volta sembra grande, direi. Aiuto. È mega grande. Zon 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 zon. Vediamo un po'. Cos'è? Che carino! È un mini shampoo. Un mini shampoo, aspettate che vi dico. Volumen e Craft shampoo 0% silicone e microplastiche, vegan, formula vegana all'estratto di bambù e basta. Tra l'altro, una di voi mi ha fatto notare che probabilmente la mia è l'edizione tedesca, infatti le scritte a volte sono in inglese, a volte sono in tedesco, quindi può anche essere, e magari in base a al tipo di edizione, anche se è sempre 2023, cambiano le caselle, sono diverse. Comunque è carinissimo, mini shampoo che userò sicuramente, e dentro il tappino è proprio semplice semplice così. Shampino oggi. Ma faccio la casellina. Una casellona gigante. Shampino. Oggi shampino.